Domani inizia il Piemonte Movie Gocal Festival dedicato al corto e lungometraggio. Sabato alle 19.30 alla Sala 3 del Cinema Massimo Torino verrà proiettato il film documentario Vita Nova dei registi Danilo Monte e Laura D'Amore, che oggi è ospite nei nostri studi. Buongiorno, buongiorno a lei, Buongiorno. grazie per essere qui con noi. Vita Nova. Sì. Il film racconta senza filtri, attraverso un messaggio di non alla vita, il percorso intimo e profondo di due protagonisti, Danilo e Laura, che cercano di avere un figlio attraverso la fecondazione assistita. Ma Danilo e Laura siete voi due, lei e suo marito, che vi Sì. Sì. raccontate in questo documentario, la vostra storia? Sì, appunto, noi siamo i registi di Vita Nova e abbiamo deciso di filmare la nostra esperienza di fecondazione assistita. Siamo stati per tutta la durata del film, siamo io, mio marito e la camera che ci segue, e quindi questo dà la possibilità di entrare veramente in contatto con le nostre emozioni, di poter comunicare veramente in profondità quello che è stato per noi la nostra esperienza, che è stata un'esperienza lunga, faticosa. Anche molto bella in fondo alla fine. Però ecco, la particolarità di questo film è proprio il tentativo di unire cinema e vita per creare appunto un documentario che parli direttamente dell'un'esperienza vera, reale, profonda e che è la nostra esperienza. Ecco, quindi un'esperienza personale. Oggi però possiamo dire che forse attraversando anche probabilmente il dolore, no? Lei è arrivata alla gioia, perché il documentario racconta fino a un certo punto. Lei non riesce ad avere un figlio, ma oggi la realtà è diversa, ce la può raccontare la realtà? Sì. Il film racconta il nostro primo tentativo di fecondazione assistita, il primo tentativo. Io oggi sono incinta, partorirò a fine maggio. Quindi il film è comunque un inno alla vita, anche se il film parla del nostro primo tentativo, perché è la nostra ricerca. Fra l'altro, il titolo Vita Nova da Dante Alighieri è proprio una vita rinnovata dall'amore. È comunque il nostro tentativo di amore di creare una nuova vita. Quindi è un inno alla vita, indipendentemente dal risultato. Poi, nel nostro caso, effettivamente, io poi diventeremo genitori a maggio. Quindi. Una bellissima notizia. Questa è un'edizione molto al femminile. Domani è la giornata delle donne, inizia col film di un'altra regista, Rossella Schillaci, su temi femminili. Lei riesce a conciliare bene la vita privata con una vita artistica? Io credo sia molto difficile ancora e ci sia bisogno ancora di molta tutela per le donne nel momento della gravidanza, nel momento del postparto. Io insegno yoga in gravidanza, yoga mamma bimbo. Fortunatamente ci sono molte realtà che stanno nascendo, che stanno cercando di tutelare la donna in questo momento, ma dal punto di vista lavorativo, secondo me c'è ancora molto percorso da fare per tutelare le Senta Laura, ci può dire se sarà femmina, donne. come si chiamerà? Lo possiamo Sì. dire? È un maschietto e probabilmente si chiamerà Alessandro. Bene, grazie. Grazie a Laura D'Amore e proseguiamo con il nostro telegiornale.